lontani più di 10.000 chilometri, ma con il cuore tra le tende di chi aveva una casa e ora non ce l'ha più. In California e a Los Angeles in particolare, sanno cosa significa vedersi portare via tutto dalla furia devastante del terremoto. E proprio per questo, dalla costa ovest degli Stati Uniti arriva in Emilia-Romagna una solidarietà molto particolare, quella della comunità italiana della California, che ha deciso di raccogliere i fondi per ricostruire uno dei siti culturali maggiormente danneggiati dal sisma, il Teatro Comunale di Ferrara. Il teatro non è una cosa superflua, un extra, una cosa secondaria, è una cosa importante, è un posto dove le persone si riuniscono, dove le persone socializzano, si esprimono, quindi ritenevamo che favorire la riapertura del Teatro Comunale di Ferrara sia uno scopo altamente degno, proprio perché quando il teatro riapre è un grosso segno di normalità. Io sono stato proprio da pochi giorni lì e ho visto veramente la volontà delle persone di ricostruire, se si sentono supportati, aiutati, ovviamente anche psicologicamente si riesce meglio. Il Consolato Generale di Los Angeles è stato capofila di un'iniziativa che ha visto coinvolti l'Istituto Italiano di Cultura della Città degli Angeli e molte altre organizzazioni italo-americane presenti nell'area, che si sono riunite per una cena di raccolta fondi nei locali dell'Istituto di Cultura. Circa 20.000 dollari raccolti, soprattutto grazie alla partnership con l'Italo Americano, il giornale di riferimento della comunità italiana e italo-americana della costa ovest degli Stati Uniti, e promotore della raccolta fondi che ha replicato ciò che era stato già fatto 3 anni fa per il terremoto dell'Aquila. Vedere la distruzione che c'è stata in Emilia ha spezzato il cuore a me e allo staff del giornale. Per questo in una settimana abbiamo raccolto le energie e abbiamo cominciato a scrivere articoli su questa disgrazia e a pubblicare le foto per far capire alla gente quello che era successo. Quello che mi preme far sapere alla gente di Ferrara è che tutto sarà gestito in maniera molto trasparente. Ogni assegno, ogni dollaro donato sarà certificato direttamente sulle pagine del giornale, così che ognuno possa vedere dove vanno a finire i propri soldi. In questo modo potremo anche tracciare tutte le donazioni e andare direttamente a portare l'assegno ai responsabili del teatro per dimostrare che tutto il denaro è stato consegnato davvero e utilizzato per lo scopo prefissato.